Di Giacomo, buongiorno, buon pomeriggio. In una giornata tremenda per quanto riguarda le condizioni meteo, con difficoltà su tutta la città. Noi siamo qui dopo avervi aggiornato anche su quello che è successo, crolli, piante cadute e quant'altro. Siamo qui a parlare ora di sport, quindi tante tutto. L'altro lo stiamo aspettando perché in effetti ce lo confermi, è una Sì, situazione esatto. difficile, vero? Sì, Decisamente Domenico. difficile. In questo Maresca, Pallanuoto Como, ciao Damiano, buon Buonasera a tutti. pomeriggio, ovviamente buonasera anche a te. Siamo qui per parlare. Ieri abbiamo parlato con le Rane Rosa, anche loro alle prese con una piscina non c'è, anche loro si allenano via la piscina di Varese, dove detta un po' a loro casa. Stessa cosa per voi, vero Damiano? E avete iniziato il campionato di pallanuoto Serie B, e lo diciamo davvero con. Avete fatto. Sì. Problematiche per la piscina, come sappiamo tutti, magari anche contro qualche aspettativa, perché meno allenamenti ovviamente ci si aspetta di meno. Ma Intanto che il tuo compagno Lorenzo Arnamboldi. ciao Ciao a Lorenzo, tutti, buon ciao, pomeriggio, grazie. grazie. Dicevo con Damiano, giornata difficile oggi a Eh Como, sì. c'è veramente un delirio legato alle condizioni meteo, ne abbiamo dato conto prima ampiamente. Torniamo a Damiano e poi sentiamo anche Lorenzo. Quindi, Nonostante gli allenamenti magari non dove vi allenate, numerosi, Damiano? Dove vi allenate noi voi? ci alleniamo a Villa Guardia, A alla sera, Villaguardia. sì. Poi con qualche trasferta a Lugano Che per un allenamentino. non è la stessa cosa, diciamo, che farlo a Muggio, però non è neanche lontanissimo, però comunque un po' di No, no, come disagio. distanza da Como comunque è abbastanza vicino, ma il problema più grosso era la grandezza della vasca, Ah, ecco, che essendo bravo. 25 metri Bravo, la è vasca di Villaguardia è di più 25 piccola, metri. sì, esatto. Però, Meglio quella che niente. forse dal punto di vista tecnico, no, manca. La nuota è importantissima, la vasca da 50 metri, fondamentale per gli allenamenti. Esattamente, quindi vabbè. Purtroppo sentiamo anche Lorenzo, ovviamente. Lorenzo, buon pomeriggio, grazie di essere venuto. Grazie a voi. Damiano, ieri ne abbiamo parlato anche con le Rane Rosa, e anche quello degli uomini della Comunuoto, insomma, senza una piscina è difficile. Sì, è vero, c'è Villa Guardia per voi, vi allenate, come ha detto da un'assenza importante, vero Sì, Lorenzo? perché comunque sono d'accordo con Damiano che diceva che è fondamentale la vasca da 50 metri, perché Ecco, bravo. ovviamente il campo, quello regolare a pallanuoto è da 30 metri, allenarsi sui 25 è un po' sfavorevole. E poi anche proprio per lo spazio totale della piscina. È vero, hai ragione. Sì, in effetti sì, è proprio una questione. Comunque, lo chiediamo prima a te Lorenzo e poi sentiamo anche Damiano. Nonostante tutto, l'inizio del campionato, il presidente giocatore Giovanni Dato, positivo. Ma Eh? sicuramente perché Forse guardare così. sì, anche in atteso, però comunque noi siamo un gruppo molto affiatato e molto, diciamo, voglioso di fare partite sempre di più. Siete anche molto giovani, giusto? Se Sì, non sì, sbaglio. C'è sì, poi di fatto l'ungherese, no? Che è venuto a sì. Sì, giocare, che è Tot, no? esatto. Che è insomma un giocatore di esperienza, e questo sì, il resto tanti giovani, no? Vabbè, c'è anche Giovanni che giovane non è, non me Anzalamenti, ne voglia. esatto. Non. Giovane non è, giusto? Giusto. Va bene. No, quindi, beh, però l'obiettivo quindi è quello di cercare di migliorare, di crescere. Assolutamente sì, perché comunque, come già Giovanni ci aveva detto in precedenza, è una società che punta molto sui giovani. Quindi Questo è vero, questo sì. puntando molto sui giovani, continua a, diciamo, prendere nuovi giovani anche da categorie più piccole, quindi come under 17, Certo. e farli allenare con la Serie B in modo da farli crescere il più possibile. Ok, perfetto. Sentiamo anche te, Damiano, quindi squadra giovane Sì, siamo una sicuramente, squadra molto lunga con però con una bella elementi di esperienza. partenza, Sì, eh? sì, sì, sì. Campionato di Serie B, lo ricordiamo. Esatto. Siamo partiti con una sconfitta contro Lodi, ma ci siamo subito ripresi. Consecutive.
e sabato sera giocheremo a Padova la quarta di campionato. Esatto, tra l'altro va detto che avete giocato anche proprio sabato scorso contro la formazione di Bergamo, Derby, vinto 9-8 se non Sì, sbaglio, quindi proprio esatto. e Bergamo mi pare che è una delle formazioni sicuramente più toste, no, di questo campionato. Quindi molto bene, bella crescita, dove potete arrivare, Damiano? Siamo solo alla terza in Ma campionato, è è prestissimo per fare prestissimo. qualunque pronostico di questa stagione, ma Aggiungerei che forse, credo tutti e due lo potete sottoscrivere, magari la speranza di giocare a Mugello da qui alla fine del campionato? sicuramente giocare in trasferta, anche le case in casa è Voi una. l'avete giocato a Milano, vero? Alla Sì, Saini? alla Al Saini Saini di di Milano, Milano. che non è come giocare a Mugello, ragazzi. Per niente, perché qui sia il pubblico, anche qualora aprisse. Sì, certo. Eh sì, certo, bravo. Il tifo è anche una cosa molto, molto importante per la prestazione della squadra, perché anche se sembra che il gioco, il punteggio, la L'anno vittoria la scorso si porti a casa con il gioco, il tifo, il pubblico e gente che ti supporta ha molto, molto valore in ogni sport. sì, Damiano, negli anni scorsi dicevo, voi avevate sempre un pubblico, me lo ricordo, abbiamo fatto anche Molto numeroso, diverse dirette e numeroso che vi sì. seguiva a Mugello. E certo, Milano diventa un po' più complicato per tutti, per voi, ma giusto? Sì, esatto, è proprio quasi giocare in trasferta Sempre, ogni esatto. partita di Cari amici, campionato. questa è la difficile e possiamo anche dire paradossale situazione delle formazioni comasche del nuoto, della pallanuoto, soprattutto ieri appunto l'era Nerosa, oggi la pallanuoto Como, però cambiamo, sì, cambia il campionato, ma la sostanza è la stessa, no Lorenzo? Sei Sì, d'accordo? sono d'accordissimo, anche perché poi volevo aggiungere che la piscina di Milano, la Saini, è a porte chiuse. Ah, ecco, sì, è vero, bravo, hai fatto bene a. Quindi sono d'accordo che è come Beffa su giocare, Beffa, esatto, sennò, sono d'accordo che è come giocare sempre in trasferta, ma si gioca anche senza il supporto dei nostri tifosi. Quindi è sì. come giocare da Hai soli. fatto bene, è vero, questo è un ulteriore problema che si aggiunge. In effetti, oltre che a giocare fuori casa, dovete giocare senza i tifosi. Lo ha fatto anche l'anno scorso e 2 anni fa la formazione dell'Hockey Como, perché c'era l'inagibilità del palazzetto. E chiedevo ai ragazzi, insomma, dell'Hockey Como come si sente, perché è abbastanza anomalo, no? È come se fare sempre allenamento, giusto Lorenzo? In realtà sono Sì. partite. Non so, dimmi tu com'è la sensazione. No, è vero, è come una sorta di amichevole. Bravo, esatto. Anche quando c'è il campionato che conta, Sì, giusto? alla fine non avendo il pubblico non vedi gente che ti supporta e quindi è come fare una semplice amichevole o a Lugano o a Varese o Quindi si comunque in altre sentono le piscine. urla di due allenatori E basta. e voi che magari ogni tanto vi dite qualche cosa e basta. E E l'arbitro, l'arbitro che fischi fischia, dell'arbitro, esatto, esattamente. esatto. Peccato, peccato davvero. Quindi vabbè, ho chiesto a Damiano, sentiamo che te, dove potete arrivare Ma questa pallanuoto Como di Giovanni Dato. allora, anche io sono d'accordo con lui, comunque è solo la terza di campionato, quindi è impossibile fare un pronostico. Però pensando in positivo, come sempre, si punta ai playoff. Ah, ecco, perfetto. Di agganciare i playoff. Direi che l'inizio di campionato è L'inizio è stato buono. buono. Sabato giocate a Padova Esatto. e Sì, perché classifica. comunque è la squadra che è retrocessa dalla Ah, 2, bravo, che è però è molto retrocessa. forte, quindi Partita dura. abbastanza. Damiano, che partita prevedi? Sarà una partita molto tosta, anche perché loro sono una formazione di A2 che è stata per tanti anni in A2, quindi è abituata a dei L'anno scorso è ritmi. vero, era in Serie Esatto, sì. A2, sì, È giusto, giusto. abituata a dei ritmi molto più forti e sono giocatori anche che hanno sabato scorso abbastanza forti che di sicuro fisicamente In tira alla difficoltà, loro, esatto, certamente. sì. Allora, ragazzi, sentite, presentiamo anche questi due giovani, di dove siete, siete tutti e due di Como, come avete iniziato a giocare a pallanuoto? Iniziamo da te, Damiano. Ma io gioco a pallanuoto Sei di forse Como, da. Sì, Damiano? sono di Como, abito a Como, vado a scuola a Como. Giovane, giovane, quanti anni? Sono da poco Quindi diciottenne. neo diciottenne, Sì, quindi, ok. e niente, ho iniziato a giocare a pallanuoto a Como all'età di 6 anni, e quindi
la maggior parte della mia vita l'ho vissuta giocando a pallanuoto. E ho iniziato da piccolissimo, mi sono affiatato subito a questo sport anche perché facevo nuoto. Hai fatto nuoto, ah, ok, mi è Facevo, sì, piaciuto. ho sempre fatto nuoto da È un po' più piccolissimo. divertente la pallanuoto, Esatto, perché proprio insomma per il nuoto questo, insomma, è dura, essendo dura, il dura. nuoto uno sport secondo me abbastanza monotono come allenamenti, come gare così, E e invece, soprattutto anche non è uno sport di squadra. è vero. Scuola, che scuola frequenti? Il liceo sportivo a Cantù, Liceo in sportivo a quinta Cantù. superiore, Riesci, Damiano? Ce la fai? sì. Beh, insomma, non è facile. Sei Esatto, all'ultimo anno, penultimo, all'ultimo è anno, sì. all'ultimo anno. Ok, quindi la maturità. Esatto. Lorenzo, sentiamo anche la tua carta d'identità. Allora, sì, io sono un anno più piccolo di lui, sono un 2002. 17, quindi. Ho appena compiuto 18, Ah, sì, da ah, 2 settimane, sono di quindi gennaio. anche tu neo diciottenni, sì. Esatto, io però vengo da un po' più lontano perché vengo da Mariano Comense. Ok. Quindi già anche venire fino a Muggiora lunga, figuriamoci a Villa Guardia. Però per l'amore della pallanuoto si fa tutto. Quando hai iniziato? Come hai iniziato, Allora, io Lorenzo? inizialmente ho iniziato a fare nuoto. Anche tu. Anch'io, ho iniziato a fare nuoto agonistico. Poi non mi andava, cioè non avevo la testa per fare continuamente avanti e indietro. E quindi sono passato alla pallanuoto. Da lì mi sono preso questa passione, l'ho preso come un impegno e l'ho portato avanti fino ad adesso. Bravi ragazzi, questo sicuramente vi fa onore. Scuola? Dove? Io faccio il liceo scientifico a Ah, Seregno, quindi da Seregno, tutt'altra ok. Beh, parte. insomma, sì, però vicino a Mariano, quindi Sì, sei abbastanza quello vicino. sicuramente. Beh, quindi allora, è riuscito. Tante volte quando torno a casa agli allenamenti alla sera devo mettermi a studiare, però si Prof, fa. capiscono? I prof capiscono? Sono Sì, consiglianti? Perché. non tutti, Ni, diciamo però ni, ecco, alcuni sì, esatto. dai. Damiano, sorriditi, sono come sono i tuoi prof? No, Cioè, vabbè, essendo un sono. liceo sportivo c'è qualche Sanno che, ecco, agevolazione, sanno diciamo, che, per gli insomma, sportivi. ecco, c'hai questo Però impegno. non tutti hanno questa mentalità abbastanza aperta. Esattamente. Allenamenti quasi tutti i giorni, Esatto, sì. praticamente, più poi la partita e poi in trasferta. Quindi oggi vi abbiamo fatto vedere e capire, cari amici, anche questa realtà della pallanuoto Como, insomma, anche qui le difficoltà, però viva Dio che c'è grande entusiasmo, ragazzi giovani, come il caso di Lorenzo e di Damiano, molto motivati assolutamente. Dove potete arrivare, me l'avete già detto. Volevo chiedervi, una figura sicuramente importante, che è il vostro presidente, nonché giocatore. Ecco, lui insomma continua con la grinta di quando era giovane. Beh, questo è una cosa importante. Adesso so che lui ci segue sempre, quindi che figura è questo presidente particolare? Ma Ci mette una Nanni, passione pazzesca. lo conosco da molto tempo, anche prima. Nanni. Nanni, lo conosco da molto tempo, anche prima che iniziassi nella Pallanuoto Como. È sempre stato al nostro fianco in tutte le categorie, è un presidente molto, molto presente all'interno della società. E questo ruolo doppio Smette, presidente. ma No, gliel'avete detto? Gliel'avete detto? no, no, no. Giovanni, fermati Ma un attimo. secondo me lo capirà da solo. Io ho provato a chiederglielo, però lui ha detto: no, vabbè, ma voglio andare avanti. Evidentemente c'è la passione, No, comunque, no? certo, la C'è passione una va grande passione. oltre ogni Ecco, cosa. Giovanni Dato, ricordiamo, è venuto qui a trovarci anche qualche settimana fa. Ha presentato anche questo sit-in, diciamo, fuori da Muggiò. Insomma, si continua a battere. Ha detto che nelle prossime settimane, insomma, potrà andare anche in consiglio comunale a cercare di capire, insomma, in effetti cosa sta succedendo e perché la piscina. Sentiamo anche il tuo giudizio su questo presidente che non molla. No, allora, il presidente Siamo non vicino ai molla. 40, se non sbaglio, o giù di lì. Sì, Siamo 38, 38. volendo Ecco, infatti precisare. lo immaginavo. Dicevo, non molla, presidente. Ma allora, sicuramente è una figura molto importante, soprattutto per noi giovani, perché comunque è molto disposto ad aiutarci, anche in allenamento comunque ci aiuta, ci spiega e ci supporta ogni volta a non Esperienza, mollare. esperienza, tanta Esperienza, esatto. esperienza, esatto. Sì, perfetto. Vabbè, quindi allora è ancora lì con voi. Sì, sempre. Sempre con noi. Perfetto, e l'allenatore Kiss, datemi un giudizio anche sul vostro coach, Allora, che è uno che mi pare che di pallanuoto se ne intende, vero se ne Lorenzo? intende anche tanto. Gli allenamenti con lui sono molto duri. Però questi allenamenti poi stanno fruttando con le partite. Quindi io personalmente sono molto contento di come ci sta allenando. Damiano, sentiamo anche tu il Ma tuo sì. giudizio su Kiss. Guardando il palmarès di Kiss, la sua carriera pallanuotistica,
allenato molto, capisce, ha giocato tanto, è un giocatore di grande esperienza. Come allenatore anche a me piace molto come si rapporta con noi, con tutti i componenti della squadra, e la ci aiuta durante gli allenamenti e le partite. Beh, mi pare di capire, bel gruppo, devo dire, bel gruppo, questo della Pallanuoto Como, affiatato, un gruppo giovane, ci hanno confermato i due ospiti di questa sera, ma che ha in prospettiva, insomma, buone possibilità. Se vi dico, come ho detto prima, insomma, che la vostra speranza, il vostro obiettivo è quello di giocare finalmente a Mugio, non dico un'eresia, esatto. Quest'anno è diventata quasi una speranza nostre menti, anche se più andiamo avanti più sarà difficile. La stagione è iniziata, esatto. Gli allenamenti, di Mugio, di apertura, e lo diciamo anche oggi, non c'è traccia, niente. Una piena emergenza, quella del tempo con il vento, quindi ovviamente passa un po' tutto in secondo piano. Io me lo auguro davvero che però anche per voi possa diventare finalmente, ecco, quella che è stata sempre la vostra casa. Chiudiamo con, allora, che cosa potete fare. Allora, sabato Padova, Lorenzo, è difficile, mi hai detto. Poi? Sì, allora, Padova è molto difficile. Poi le quattro partite che vengono dopo sono molto importanti, perché comunque sono squadre, ritengo, alla nostra altezza, con la nostra voglia di fare, con la nostra voglia di vincere, magari possiamo anche... Purtroppo, cari amici e tifosi della Pallanuoto, ragazzi, non li potete vedere, perché appunto, oppure andare in trasferta tipo a Padova, ma che non è la cosa più agevole del mondo, perché, ripetiamo, loro giocano a Milano, alla piscina Saini, dove però... penso in agibilità proprio...